Oggi abbiamo l'assemblea elettiva regionale nella quale riconfermeremo il presidente Podella alla presidenza regionale di Cia Calabria, ma è anche un momento importante non solo per far festa, perché l'agricoltura sta vivendo uno dei periodi più brutti degli ultimi anni a causa della grave crisi che stiamo vivendo. Da un lato uscivamo dal periodo del Covid, periodo durante il quale abbiamo comunque lavorato garantendo l'approvvigionamento di cibo a tutto il popolo italiano. Siamo oggi all'assemblea regionale dove il nostro presidente Nicodemo Podella è stato riconfermato. È un enorme piacere. Nella sua relazione ha mostrato veramente di essere un grande presidente, dove ha toccato tantissimi temi, quelli della fauna selvatica, dei consorsi di bonifica, della crisi che sta vivendo l'agricoltura. Quindi oggi, oltre a rinnovare gli organi, ma è un buon momento veramente per poter parlare di agricoltura, dove possiamo far emergere tutti i nostri problemi. La nostra preoccupazione è forte, molto forte. Le nostre aziende sono arrivate all'orlo, non ce la fanno più, non riusciamo più a sostenere costi esageratissimi, con il rischio del crollo del prezzo da qui a poco, come in qualsiasi crisi è successo. Gli aumenti e i ribassi sono velocissimi e ci incapperemo sicuramente noi, perché noi non abbiamo produzioni che si fanno dalla sera alla mattina, sono produzioni che vengono ad essere messi a disposizione dell'utenza dopo mesi. Si pianta, poi come tutti sanno le piante devono crescere, poi producono e fruttificano e noi raccogliamo i frutti. Purtroppo dobbiamo dire che in questo momento la nostra agricoltura sta vivendo un momento difficile, tragico, drammatico, non ci sono parole per descriverlo, però dobbiamo veramente ringraziare i nostri agricoltori per quello che fanno tutti i giorni, per la responsabilità che hanno a portare avanti le nostre aziende, continuare a creare reddito, continuare a creare lavoro in una situazione difficile.